Abolito il permesso per ragioni umanitarie, questo è uno dei punti cardine del decreto sicurezza che porta il nome del ministro dell'interno Salvini. Il testo introduce nuove misure sulla cittadinanza e sui centri di prima accoglienza i cui costi, spiega Salvini, verranno rivisti al ribasso. Oggi per ogni immigrato vengono versate 35 euro al giorno, il risparmio stimato è di 1,5 miliardi di euro l'anno. Viene introdotto il cosiddetto DASPO urbano per i sospetti terroristi. I reparti di polizia dei comuni superiori a 100.000 abitanti verranno dotati del taser, la pistola che immobilizza l'eventuale aggressore. Saranno aumentati i controlli sui noleggi dei furgoni. Quindi la protezione umanitaria, che doveva essere residuale e invece era lasciata alla libera interpretazione del caso, viene normata con 6 fattispecie specifiche. Non si rende più spedita la possibilità di espellere soggetti che non hanno diritto di stare in questo paese, estendendo fino a 180 giorni la permanenza nei CPR. Il richiedente asilo che commette un reato vedrà la sua domanda sospesa e, se ritenuto pericoloso, finirà in un CPR per essere espulso. Sarà tolta la cittadinanza a chi l'ha acquisita e viene condannato in via definitiva per reati di terrorismo.